di questo ciclo I saperi dell'Africa in movimento, che oggi si intitola Diritti, esclusione, appartenenza. Il progetto Concini è un progetto che intende ripercorrere, rintracciare e collegare rotte, strade, incroci, deviazioni, piste, incontri tra noi e gli altri. Ci interessa sapere che cosa c'è di qua e di là di questi confini. Ci interessa incontrare paesi, uomini, lingue, culture, nazioni e narrazioni diverse. Io ho già preso troppo tempo, abbiamo quattro piccoli video da farvi vedere, vorrei che partisse il primo, che si chiama L'equilibrio. Come raggiungere l'equilibrio una persona che sta piena di vivere tra di noi nell'Italia di oggi? Il mio equilibrio è la pace, lo studio e l'umanità. Credo che questi tre sono l'equilibrio della vita, perché senza pace nessuno vuol fare niente. La prima domanda che ci siamo fatti è stata come faccio a spiegare a persone che sono appena arrivate, che non parlano una parola italiana, la parola equilibrio. Semplicemente la parola equilibrio, cioè tradurre quella parola, equilibrio. E siamo partiti da una storia, siamo partiti dalla storia di San Cristoforo. La figura di San Cristoforo è una figura straordinaria per noi, perché che cosa rappresenta? Rappresenta diverse cose, rappresenta l'educatore, se vogliamo, perché San Cristoforo è la persona che si assume una sua responsabilità nei confronti dell'altro, un obbligo nei confronti dell'altro, che affronta con grandissima umiltà un uomo come lui, un uomo gigante, un uomo fortissimo. È un uomo, è una figura che si assume la responsabilità del collettivo, la responsabilità del mondo. Fino a poco tempo fa la scuola elementare, la scuola materna, oggi si chiama scuola dell'infanzia, erano l'unico luogo della società civile dove le famiglie straniere potessero effettivamente sentirsi parte, potessero essere effettivamente considerati cittadini, alunni e genitori, e non dei problemi oppure dei numeri. Questi ragazzi forse il loro paese di origine non l'hanno neanche mai visto, anzi nella maggior parte dei casi è così, si identificano completamente, tu li chiedi di dove sei, loro ti dicono di Roma, quindi in qualche modo farli sentire a disagio all'interno di quello che loro considerano la loro identità e la loro casa è da un punto di vista pedagogico criminale. Abbiamo deciso di creare un classe sulle donne in cui potessero venire anche per i bambini in età prescolare. Quello che noi cerchiamo di creare per queste donne è un contesto di cura e di accoglienza in cui loro possano a scuola non solo apprendere l'italiano, ma anche ricostruire e ricreare una propria identità in un paese straniero. Si spendono un sacco di soldi per mettere la gente in quel posto senza progettare un futuro di integrazione, sia linguistica che la prima cosa che uno deve ottenere quando arriva qui è la lingua. Non ci sono mezzi, non c'è volontà di integrare la gente.